Andiamo adesso, vi chiedo scusa, davvero, vi chiedo scusa davvero, Otelitano. Noi siamo in chiusura di trasmissione e dobbiamo parlare, con la fiamma tricolore. Intanto la cosa che voglio chiedere a Luca Romagnoli, un flash destra sociale. Intanto un primissimo flash doveroso, direi, le politiche del credito, un vostro tema storico, diciamo in generale, della destra. Qual è, diciamo, la ricetta secondo voi? E poi andiamo La ricetta secondo noi intanto è abbassare il tasso di usura, massimo 7%, andrebbe imposto a tutte le banche d'Europa e ci vuole un controllo della Banca Centrale Europea sulle banche nazionali, perché non ci scordiamo che noi viviamo il caso della Banca d'Italia che dovrebbe controllare le altre banche, ma guarda caso le altre banche sono le azioniste e sono nel consiglio d'amministrazione della Banca d'Italia. Ditemi un po' voi come fa il controllore se è amministrato da chi dovrebbe controllare. Ecco, quindi già su questo, questa potrebbe essere una politica seria, sociale seria che dovrebbe fare l'Europa e non le tante chiacchiere che fa, è pronta a stigmatizzare, a sottolineare le, tra virgolette, inadempienze dell'Italia su alcuni fatti e poi non vede quelle di altri stati e soprattutto non vede i casi macroscopici di sperequazioni che c'è tra nord e sud dell'Unione Europea e mi dispiace dirlo anche tra il nord e il sud dell'Italia. La cosa io che però volevo ho molta chiedere simpatia a Luca per i colleghi della Lega, io mi auguro che la dottoressa Santagati possa rappresentare il Mezzogiorno nella nuova pattuglia di parlamentari della Lega, ma devo ricordarle che nonostante la mia simpatia per i colleghi della Lega io non gli ho sentito dire in 5 anni una parola a difesa o di impegno per il Mezzogiorno. E sono io qui apposta. Quindi, ecco, perché l'apertura verso il sud mi auguro, ma per questo io le faccio, io per questo infatti non può io le faccio rappresentare le esigenze di un calabrese o di uno del sud. E infatti io per questo le ho fatto gli auguri e spero che riesca a portare la voce del Mezzogiorno in un partito che mi e meridionale poco si sia veramente occupato. Andiamo a noi, Romagnoli, ne parlavamo giusto oggi, intanto uno degli europarlamentari più presenti, ma in seconda battuta, e chiedo una risposta cumulativa a questi due temi un po' distanti, le istituzioni comunitarie. In queste settimane si è parlato come non mai del fronte controlli e legalità. Pensiamo alle tantissime truffe comunitarie, nella piana di Gioia Tauro abbiamo una case history che fa impallidire per quanto riguarda l'agricoltura, potremmo pensare alla suddivisione di incentivazioni come la 488 e quant'altro, l'Olaf sembra arrivare a babbo morto, diciamo, per competenze. D'altro canto, per quanto riguarda le politiche di legalità sul fronte continentale, si è molto parlato dell'impossibilità di effettuare sequestri o confische su scala continentale e c'è voluta la mano del Signore, direbbe qualcuno, per l'estradizione di Giovanni Strangio, considerato la mente dell'eccidio di 'Ndrangheta di Duisburg. Allora, in definitiva, quali nuove politiche europee sul versante legalità e controlli? Beh, dunque, guarda, io sono stato fra l'altro relatore del e-justice, che è praticamente un sistema che lega via computer le procure di tutti quanti i paesi dell'Unione e serve a scambiare in tempo reale, senza più bisogno di passaggi di traduzione giurata attraverso le ambasciate, le informazioni sui casellari giudiziari dei diversi paesi. Questo credo sia un primo passo per facilitare la conoscenza nel caso di fattispecie di reato commesso da un cittadino dell'Unione in un altro paese per facilitare insomma la conoscenza dei suoi precedenti da parte di chi lo giudica nel paese in cui ha commesso il reato. Si è parlato, si è votato anche la relazione Pagano proprio nell'ultima seduta di Strasburgo che spinge molto sull'istituzione di uno spazio comune di diritto penale. Io su questo francamente non sono completamente d'accordo, anzi sono molto poco d'accordo, perché le culture giuridiche dei paesi dell'Unione Europea sono molto diverse. Possiamo mettere la cultura romana, il diritto romano che è nostro, certo, quello della Gran Bretagna. Quindi è un processo che vedo molto di là da venire e sul quale ovviamente sono per il momento contrario al mandato di cattura europeo,
perché non ci sono, a mio giudizio, le garanzie le garanzie nei confronti dell'indagato, perché troppo diversi sono i sistemi, però la prospettiva verso la quale si va è almeno su parte del diritto civile e su alcuni capisaldi del diritto penale, quindi anche il caso che citava lei di efferrati delitti e così via, di una maggior collaborazione non solo delle forze di polizia, che in effetti già esiste, ma anche delle forze della magistratura, della forza inquirente, di quanto è inquirente, perché purtroppo si ha poi un bel dire se l'Interpol riesce con un'indagine e quant'altro a individuare e arrestare il responsabile di un reato, e poi se i tempi di sua, non dovremmo neanche parlare di estradizione, perché non si tratta più di estradizione all'Unione Europea, si allungano come spesso avviene. Comunque è un processo che a mio giudizio è ancora di là da venire, credo che forse le urgenze siano altre. Ecco, una delle urgenze che sento, e che devo dire non sono stato l'unico a sollecitare, anche dei colleghi della sinistra lo hanno fatto, come a buon ragione del centrodestra, l'Italia paga comunque un scotto economico oltre che sociale per il problema dell'immigrazione, che non può essere un fatto solo italiano. Bisogna che l'Unione Europea si faccia carico della spesa e della frizione sociale che l'immigrazione comunque, adesso lasciamo perdere se li vogliamo, se non li vogliamo, quanti ne vogliamo, ma comunque paga un conto salatissimo di cui l'Unione si deve far carico per due ragioni. Uno, perché spesso chi arriva da noi prosegue in tanti casi per altri paesi. E quindi siamo frontiera Schengen, e come frontiera Schengen abbiamo i nostri doveri anche nei confronti degli altri paesi, e su questo non si può lasciare l'Italia da sole. Cioè, è stato, il secondo motivo? Il secondo motivo è che comunque abbiamo delle responsabilità certamente di solidarietà umana. Noi siamo un popolo che è abituato all'ospitalità, lo diceva lui prima, siamo gente che è emigrato. Siamo emigrati verso spazi vuoti che erano da riempire di professionalità, di capacità. Qui è un po' diverso. Sì. Qui noi responsabilmente, responsabilmente il problema di, in un momento in cui la crisi finanziaria, in cui c'è tanta difficoltà sociale, il problema di non voglio dire la parola grossa, difendere i nostri figli, ma comunque di assicurare almeno alla nostra, alla nostra gente, prima delle condizioni minime, uno Stato sociale lo hanno distrutto in questi anni. Insomma, una prelazione sul versante anche occupazionale. Io vi devo interrompere per forza, e la nostra trasmissione stasera termina qui. Naturalmente un grazie particolare a chi anche in incombenze nazionali e ha accettato, nostro graditissimo ospite, di essere qui. Ma grazie a Leo Telitano per quanto riguarda Sinistra e Libertà. Grazie al segretario nazionale ed eurocandidato della Fiamma Tricolore, che è parlamentare uscente, Luca Romagnoli. Grazie a Aldo Loris Rossi per quanto riguarda la lista Bonino Pannella, eurocandidato, anzi capolista per quanto riguarda il collegio meridionale. Grazie ancora a Carmela Santagati per quanto riguarda la Lega Nord, eurocandidata a sua volta. Grazie al nostro impeccabile supporto tecnico e soprattutto ancora una volta a voi. Vi ricordo, nel caso in cui aveste perso in tutto e in parte questa puntata, domani alle 16.30 circa la replica, la prossima puntata mercoledì sera alle 21.40. Grazie e buonasera. Grazie.